Buongiorno, avete visto bene la data, 2009 Ischia. Potrebbero essere le immagini di oggi, di fatto sono le stesse immagini di oggi, di quello che è accaduto qualche giorno fa di nuovo, perché dobbiamo dirlo, questo naturalmente lo sapete, non è stata la prima volta di Ischia. Le parole più usate oggi sui giornali sono disastro, disastro idrogeologico, cambiamenti climatici, condono, prevenzione, la politica che litiga. Il fatto è che a Ischia era già accaduto ed è accaduto di nuovo. Ci sono 7 morti fino a questo momento e altre persone che si cercano. Naturalmente ne parleremo in inizio di trasmissione, così come poi parleremo e passeremo anche ad altri temi, naturalmente la manovra e poi anche il dibattito interno al PD. Ma partire da Ischia naturalmente è doveroso. Vi presento subito gli ospiti che sono con noi questa mattina. Buongiorno a Roberto Morassut, Partito Democratico. Buongiorno a Francesca De Benedetti, collega giornalista del Domani. Buongiorno Alessandro Barbano, giornalista, scrittore, buongiorno, autore di questo libro che è appena uscito, L'inganno, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene, a proposito anche di usi e soprusi, insomma in qualche maniera è in tema anche con quanto accaduto ancora una volta ad Ischia. Sandro Iacometti, collega giornalista di Libero, buongiorno. Ciao, buongiorno. In collegamento vedo già pronto anche lui, Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, capogruppo, buongiorno. Buongiorno. Mi sente, perfetto. Allora, però andiamo subito dalla nostra Rossana Russo che si trova appunto ad Ischia, che ci dice un po' qual è la situazione, a che punto siamo con le ricerche e con tutto il resto. Buongiorno Rossana. Buongiorno Gaia, buongiorno. Sì, io mi trovo in questo momento in via Santa Barbara, che è la strada che tra Piazza Maio e praticamente il luogo dove c'è stata la grande tragedia, diciamo, dove stanno recuperando purtroppo i corpi delle vittime. E ti aggiorno, sono sempre 7 le vittime, le persone trovate senza vita sotto colate di fango, ci sono anche dei bambini, purtroppo si cercano altre persone, si tratterebbe di nuclei familiari. E intanto continuano senza sosta le ricerche anche da questa notte. Io mi trovo in questa strada dove comunque tra poco ci spostiamo, perché è una zona che ci dicono che è comunque pericolosa e non vogliamo ostruire naturalmente le operazioni, perché i vigili del fuoco, si fa vedere anche l'operatore, stanno lavorando ininterrottamente non solo per liberare la strada ma anche per rimuovere tutte quelle che sono le macerie, che si tratta di soprattutto di auto, di macchine che sono praticamente completamente sommerse dal fango. Questa strada, diciamo, fino a ieri era un po' è ostruita e comunque già stata molto liberata, ma c'è ancora molto fango, in alcuni punti arriva fino alle ginocchia. Insomma, la situazione qui è abbastanza critica, ma l'attenzione naturalmente, come dicevi anche tu da studio, al momento è tutta concentrata sulla ricerca dei dispersi. Mancano all'appello 5 persone ancora, naturalmente la speranza, come dire, è sempre l'ultima a morire, nel senso si spera anche di trovare ancora qualcuno che possa in qualche modo essere trovato vivo sotto il fango, anche perché insomma ieri abbiamo avuto queste cattive notizie, quindi chiaramente uno dopo l'altro si sono stati tirati fuori dal fango queste persone che erano rimaste un po' intrappolate nelle loro abitazioni e non ce l'hanno fatta. Ma poi ci sono state anche delle buone notizie, perché sono state tratte in salvo molte persone, tanto che il numero degli sfollati è aumentato e sono circa 240 al momento, secondo gli ultimi dati che ci ha fornito la dottoressa Calcaterra, che è il nuovo commissario straordinario all'emergenza. E quindi in questo momento continuano le ricerche.
ricerche. Noi diciamo ci allontaniamo un po' dalla zona, ci spostiamo, potete vedere alle mie spalle, naturalmente vedete insomma i segni del disastro, perché soprattutto vediamo tutte queste auto. C'è la montagna, il Monte Epomeo, è proprio lì che è venuta giù questa colata di fango, questa la frana è venuta giù da lì e per tutta questa strada poi è arrivata fino a Piazza Maio e poi fino a giù al porto. E Gaia, a proposito del porto, anche al Porticciolo, magari dopo ci spostiamo più tardi, ci sono ricerche ancora in corso che hanno ripreso stamattina, sono mozzatori, perché si pensa già da ieri che possa esserci anche qualcuno in qualche auto, perché le macchine sono finite fine a mare e quindi ci sono anche delle auto nello specchio d'acqua della piazzetta antistante la piazzetta principale del porto di Casamicciola. Al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile, la guardia di finanza, e stanno lavorando con le mani soprattutto. Ci sono anche le unità cinofile, però stanno cercando di lavorare soprattutto nella zona dove sono state trovate le prime vittime, quindi le sette persone, e si sta scavando con le mani. Va bene, grazie Rossana. Naturalmente poi se avrai nel corso della mattinata altre notizie, insomma, chiedici pure la linea. Allora, Morassut, ovviamente è una tragedia che si è ripetuta, però e si stanno cercando ancora delle persone, ci sono dei dispersi, è già sette morti, molti bambini, però c'è anche tanta ipocrisia in questa tragedia che si è ripetuta e c'è tanta responsabilità. Si dice sempre va bene, adesso è il momento di cercare i dispersi, le polemiche dopo, però è impossibile, no? Non vedere lo scempio che ancora una volta si è ripetuto, e poi noi accendiamo i riflettori solamente noi come stampa, ovviamente, però c'è una responsabilità politica. Ieri c'era un bellissimo pezzo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera: non è solo fatalità, i tanti allarmi inascoltati. C'è sempre stata una coalizione di destra e di sinistra contro tutte le demolizioni, scrive Stella nel suo ampio articolo. All'entrata in vigore del condono del 2003, voluto dal governo Berlusconi, il numero delle demolizioni eseguite sull'isola a partire dal 1988 risultavano essere state in totale 22. 22 su 2.922 ordinate dalla magistratura, con sentenza esecutiva, lo 0,75. È il paese dei condoni, è il paese di facciamo finta di, è il paese di questa roba qua ancora una volta. Questa non è purtroppo non è la prima e l'ultima tragedia alla quale abbiamo assistito e dovremo assistere. Per la fragilità del nostro paese, che ha delle caratteristiche uniche come territorio in Europa, e perché la risposta dell'amministrazione, io non sono d'accordo con la cosa che dice Stella sul fatto che tutti sono uguali, per un semplice motivo. Intanto è una questione storica, perché noi abbiamo avuto tre leggi di condono: la prima dell'85 che fu fatta dal governo Craxi, poi c'è stato il 2000 e poi c'è stato nel 97-98 e poi il 2003, tutti i governi, diciamo, che adesso potrebbero essere assimilati. Eccoli qua, come il partito unico del condono. Sì, parte da lontano, parte, sì, da Roma nel 73, sì, Spadolini, sì, 82, Craxi 85, Andreotti 91, tutti i governi Dini 95, Berlusconi 2003. Potremmo definire di centrodestra. Arriviamo anche a Conte, potremmo definire di centrodestra. Leggi per gran parte inapplicabili, cioè sono leggi che hanno illuso milioni di famiglie che si potesse sanare un problema nato come necessità negli anni passati, a cui si feriva il condono sbagliato, condono dell'85, e poi come abusivismo speculativo negli altri due condoni, illudendo milioni di famiglie che si potesse risolvere così il problema. Da ultimo abbiamo avuto ieri quella che ritengo una cosa molto spiacevole, perché in una trasmissione televisiva il presidente Conte è andato a dire... Fermo, lo vediamo subito. Lei l'ha, sì, chiamato in causa, allora chiedo alla regia perché l'ha spiegata. Sì, però giustamente ieri Conte, dall'Annunziata, siccome c'è grande polemica, è stato accusato appunto
nel decreto Genova è stato messo l'articolo 25 che parla di condono. Lui spiega così perché secondo lui non è, non è un condono. Sentiamo Conte. Perché a Ischia ci sono richieste di condono precedenti al 2018, prima che mi insediassi, per circa 28.000 abitazioni. 20, credo che Ischia ci siano all'incirca 27, io ricordavo 28.000, sì, ricordo vabbè. A memoria. Abbiamo in tutta Ischia circa 60.000 abitazioni, quindi la metà con richieste di condono per tre leggi che si erano succedute nel tempo e più richieste per i danni da terremoto per 1.100 abitazioni. Sì. Allora, per mettere un po' ordine, per cercare di accelerare quelle pratiche impantanate con abitazioni non agibili, con situazioni a grave rischio, abbiamo introdotto quell'articolo 25, ma attenzione, non è un condono. Abbiamo definito la procedura in modo ovviamente che si espletasse più celermente alla luce della legislazione già vigente per esaminare quelle pratiche e dare una risposta. Cioè lei sostanzialmente dice, perché abbiamo appunto trovato anche la sua dichiarazione alle Camere nella presentazione di questo condono, diceva che non aveva fatto, non avevate incluso però nessun condono in zone... diciamo, no, le dirò di più, in zone che non era assolutamente proibite. Permesso ai sensi dell'articolo 25, non ha permesso assolutamente concedere una sanatoria, una qualche agevolazione, in caso il vincolo idrogeologico va rispettato, certo, come anche gli altri vincoli, quindi nessuna deroga ai vincoli idrogeologici. Sì. Allora, dice Conte, non è un condono, però vedete, adesso lo vedete l'articolo 25, così come è stata scritta quella norma, eccola qui, se riusciamo anche ad ingrandirla, invece la parola condono c'è. Siccome Conte è un ottimo avvocato, sa benissimo che dal momento che lasci proprio il termine condono, poi è anche molto facile appigliarsi a quello legalmente e trasformare, interpretare la norma in un certo senso. Prego, è evidente che c'era la parola condono e c'erano i fatti, perché ci si riferiva alle tre leggi di condono, cioè potevano essere accelerate le pratiche riferite alle domande presentate ai tre condoni precedenti. Poi con la norma da comma 22, perché ci si mette sempre questa, sì, potete fare, però salvo il vincolo di dissesto idrogeologico, che è una presa in giro sostanzialmente, perché le tre leggi di condono precedenti avevano tutti questa normetta finale, cioè, però, fatto salvo, e questo è stato uno dei motivi per i quali sono state illuse molte persone, sono state illuse molte famiglie, si è determinata una situazione in cui spesso molti uffici non sanno cosa fare ed un blocco della situazione amministrativa, col fatto che continuano ad esistere immobili che non vengono né demoliti né sanati. Questa è la situazione di gran parte dell'Italia, soprattutto del centro-sud. Ma io adesso non voglio... Quindi il Presidente Conte dice una cosa falsa sapendo di dirla. Anche in questa occasione la sinistra, il PD, si oppose decisamente in Parlamento... Con la forza dei numeri Salvini e Conte lo fecero passare quella norma, e questo è un fatto molto grave che si venga oggi a dire questo. Ma io non voglio adesso fare sulla vicenda drammatica di Ischia il gioco delle responsabilità, che comunque vanno chiarite. Mi faccia finire. No, perché le cose vanno ricostruite storicamente per quello che sono. Dopodiché va detta un'altra cosa, che è più strutturale per il futuro. In questo Paese non si riescono a fare politiche per il dissesto idrogeologico, di tutela e di prevenzione, perché c'è sempre stata la tentazione di accentrare l'utilizzo delle grandi risorse che esistono. Noi abbiamo adesso 1,8 miliardi di risorse nel PNRR e abbiamo tante altre risorse che vengono dalla programmazione europea e nazionale che non vengono spese perché c'è sempre stata la tentazione di gestirle centralmente. Nell'ultimo decreto semplificazioni, 77 del 2001, il PD ha imposto anche contro il governo Draghi, e c'era stata già precedentemente, lo devo dire, da parte del governo Renzi con la struttura Italia Sicura, la tentazione di gestire centralmente risorse immense, con la resistenza del governo Draghi, il PD ha imposto un emendamento che cambia completamente la politica sul dissesto, cioè il dissesto va fatto dando alle regioni, ai comuni, alle province la possibilità di spendere le risorse
con unità operative tecniche che lavorino sul posto, perché altrimenti i grandi danni che fa, diciamo, il clima e che fa, non si riescono. Io sono stato responsabile al Ministero dell'Ambiente per un anno e qualcosa, sottosegretario con la delega al dissesto, sono andato sui luoghi, ho visto i sindaci spalare il fango con le mani, perché in molte situazioni piccoli comuni di montagna, province che oggi non esistono più, non hanno neanche un ingegnere, non hanno neanche un architetto per intervenire con opere che sono speciali, perché qui non si tratta di fare un ponte o una strada, si tratta di intervenire su situazioni che sono in continua evoluzione, hanno bisogno quindi di una fretta e di una capacità tecnica e normativa veloce, ma per farlo devono avere le risorse. Quindi noi abbiamo introdotto, con un emendamento al decreto di semplificazione al PNRR, una normativa che consente di potenziare gli enti locali. Parliamo di regionalismo, di autonomia differenziata, ma queste sono le prime cose che dobbiamo fare e che non si fanno. Mi faccio sentire anche Foti, perché ieri poi c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha naturalmente stanziato fondi, risorse e anche una struttura, no, per questo tipo di eventi. Indubbiamente il governo Meloni è intervenuto immediatamente e penso che sia intervenuto nel migliore dei modi in una vicenda che peraltro è una vicenda italiana che risale ormai al 1970, perché il primo risultato vero della Commissione De Marchi, che è del 70, quando venne messo in luce lo stato del dissesto del suolo nel nostro paese, è stato poi abbastanza dimenticato. Insomma, sono passati quasi 20 anni prima che nel 1989 venne introdotta la prima legge che possiamo dire di difesa del suolo. Qui siamo in una situazione che è inutile far finta di non conoscere. Se si vuole giocare sulle parole, possiamo giocare sulle parole. Vede, anche rispetto all'utilizzo della parola condono, se si dimentica che prima c'è definizione delle procedure di, allora vuol dire che giochiamo effettivamente a non dire le verità dei fatti, perché la definizione delle procedure significa una cosa molto brutta in Italia, e cioè che al di là dei condoni, oggi migliaia e migliaia di pratiche in tutte le città italiane sono nei cassetti, quindi non sono né condonate né non condonate, sono lì, ferme, immobili, in attesa di miglior soluzione. E questo è un problema vero, così come è un problema vero il fatto che, lo diceva lei citando l'articolo di Stella, prima di norme che, tra virgolette, potevano indurre a dire un tana libera tutti, e non è così, perché quello che Morassù definisce un codicillo in realtà è una norma di legge ben precisa. Le eccezioni nelle leggi ci sono tutte, vanno rispettate le eccezioni come la norma primaria, perché se noi derubrichiamo a manifesto una norma di legge che esprime un'eccezione, evidentemente abbiamo una strana concezione del diritto. Ma detto questo, io penso che il vero tema oggi non sia fare polemica, è prendere atto anche che c'è un sistema che non funziona, perché molto spesso noi parliamo di carenza di risorse, poi andiamo a vedere i fondi FSC e troviamo che ci sono delle regioni che l'hanno impegnati al 20-30%. Allora è la filiera che non sta funzionando, è una filiera che molto spesso, andate sul sito della regione Campania e verificatelo, proprio su un comune, Forio d'Ischia, abbiamo una determina dirigenziale del luglio 2022 a fronte di un appalto assegnato nel 2019, cioè noi arriviamo al collaudo dell'opera 13 anni dopo il momento in cui quell'opera è stata appaltata. Penso che ci sia molto da riflettere in ordine alla semplificazione, al fatto di finalmente definire le opere in questione di preminente interesse nazionale, a intervenire anche rispetto al codice degli appalti per una legislazione che possa essere decisamente agile per quanto riguarda il settore in questione, e poi
L'autorità di vaccino, beh, insomma, sotto questo profilo, anche qui un po' di ordine e probabilmente anche un riordino generale, anche non solo delle competenze, ma nell'assegnazione del personale, va fatta, perché è evidente che parliamo anche di materie specialistiche per le quali la progettazione e conseguenti interventi non sono una variabile indipendente. Mi scusi, posso farle una domanda? Il governo Conte, mi sembra il Conte 1, sì, aveva smantellato Italia Sicura, no? Diciamo così, la struttura messa in piedi dal governo Renzi. Questo governo ha intenzione di, in qualche modo, non voglio dire riattivarla, perché poi insomma di solito non si riattiva mai quello che il governo prese, cosa sbagliata, perché poi secondo me se una cosa funziona e uno dovrebbe anche cercare culturalmente di superare questo vecchio meccanismo, o comunque in qualche modo pensate a qualcosa del genere? Ma guardi, io non è che mi possa sostituire al governo, perché sarebbe anche una invasione di campo. Ritengo sicuramente che questa maggioranza abbia il diritto dovere di semplificare la materia e di far sì che nella materia appunto della difesa del suolo non vi siano dei freni che impediscono anche a quelle opere che possono essere realizzate di essere realizzate. Devo dire tra l'altro che nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri mi pare particolarmente significativo il fatto che entro la fine dell'anno sia stato richiesto di poter approvare quel piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che per 5 anni è rimasto tra una commissione e l'altra, ma non è mai stato definito. Ma anche quello non lo abbiamo. Adesso torniamo pure su questo. Volevo sentire Iacometti. Allora, velocizzare, dice anche Foti, no? Perché insomma alcune cose vanno fatte, però poi velocizzare porta anche magari a fare le cose senza controllo. Anche. Per esempio oggi c'è questa intervista di un imprenditore che dice a Repubblica: ho costruito case dal giorno alla notte a Ischia e qui così fan tutti e nessuno controlla. Ma velocizzare non è la costruzione delle case, velocizzare le autorizzazioni, i controlli, no? Sì, velocizzare la burocrazia. Allora, in una situazione dove... controllo ce n'è poco, perché anche questo dobbiamo dire, no? Forse non so. Controlli ce ne sono pochi. Io sono stata a Ischia, penso come tanti di voi, e si parla anche con le persone, insomma, controllo ce n'è poco, perché le cose vanno dette come, altrimenti certe strutture sorte così sulle montagne totalmente a caso, con richiesta poi di condono, tanto poi si vedrà. Il problema è che quelle case, molte di quelle case degli ischitani andranno abbattute, vanno demolite subito, e adesso voglio vedere chi avrà il coraggio di farlo, di andare lì nell'isola con gli ischitani che si inizieranno ad opporre, con alcuni partiti che inevitabilmente prenderanno posizione a favore di chi è contro la demolizione, perché quel provvedimento di Conte fu promesso da Luigi Di Maio, che aveva un rapporto particolare con quel territorio. Adesso il fatto che il PD dia la colpa al centrodestra poi mi sembra insomma curioso, perché il PD poi ha governato con Conte, l'anno dopo poteva cambiare benissimo quelle norme, intervenire, mettere in sicurezza il territorio. Infatti 10 anni avete governato, quindi gli ultimi 10 anni perché non avete messo in sicurezza il territorio? Però ci sono delle responsabilità politiche che riguardano secondo me un po' tutti, no? Anche perché nella definizione ad esempio del PNRR ci sono 70 miliardi per la transizione ecologica e per l'ambiente, 2 miliardi, io credo 2 miliardi e mezzo siano per il dissesto idrogeologico. Ma è più importante fare le piste ciclabili o mettere in sicurezza il territorio? Perché poi sembra effettivamente che uno facendo la pista ciclabile fa la lotta al cambiamento climatico e evita la tragedia di Ischia tra 20 anni o tra 50 anni o tra 100, non so quanti. Però dico, vogliamo prima mettere in sicurezza il territorio e poi magari ci preoccupiamo di far sì che ci sia meno pioggia, meno alluvioni, meno temporali, meno bombe d'acqua, perché sinceramente ci sono delle priorità che mi sembrano totalmente sballate, poi ci sono delle responsabilità, quello che dicevo prima, la mancanza di coraggio, cioè bisogna avere il coraggio di, nel momento in cui ci sono delle sentenze di demolizione, vanno eseguite, cioè non si possono lasciare in evase quelle sentenze. Quindi quella forse è la prima responsabilità, il fatto che non si abbia il coraggio di trovare, su questo ci dovrebbe essere l'unità nazionale, cioè su questo ci dovrebbe essere una convergenza, perché poi qui si rischiano le vite, cioè non è un discorso di far politica, no, su queste cose. Quindi, volevo sentire anche Francesca De Benedetti su questo, no?
Ma sì, io penso che rischiamo di perdere un po' la dimensione delle cose, nel senso che discutiamo in termini burocratici e poi alla fine la cosa che colpisce, non per strumentalizzare, ma proprio per riportare l'essenza delle cose, è che a Ischia abbiamo visto che hanno perso la vita anche persone, bambini molto piccoli, che non avevano alcuna possibilità di partecipare alla cosa pubblica. Di scegliere. E quindi questo mi colpisce tantissimo. Parliamo anche delle scelte di Conte, dimenticando che Fratelli d'Italia quell'operazione l'ha sostenuta in Parlamento. Addirittura arriviamo a dire che bisognerebbe scegliere tra la priorità di inquinare meno usando la bici e la priorità di difendere il territorio. In realtà le cose non stanno così. Chiaramente ci sono delle responsabilità politiche in quello che è successo e trovo anche surreale poi vedere personaggi politici come lo stesso De Luca che dicono bisogna demolire, tu ti chiedi ma prima dov'erano? Cioè dov'era la politica prima? E sono anche felice di constatare che forse finalmente avremo un piano per il clima. Noi abbiamo fatto un G20 a ottobre scorso a Roma, abbiamo guidato una COP come paese copresidente senza avere un piano per il clima. Sono anche un po' preoccupata, nel senso che chiaramente la questione delle responsabilità politiche, del coraggio di non pensare solo all'immediato tornaconto elettorale e la questione di fare politica di lungo termine sul clima, tutte queste cose le dovrà affrontare un governo a guida Fratelli d'Italia che ha una visione dell'idea di clima che rischia di guidarci male, nel senso che il tipo di ecologismo... Qual è? Ce la spieghi? Lo spiego, certo. Il tipo di ecologismo, perché questa è la parola sì, che curioso. Posso parlare? La sta spiegando, Foti. Il tipo, lei dovrebbe saperlo meglio no, di è me. Che c'è, in realtà, c'è però... un po' di ritardo di zainetto, quindi non sì. voleva essere che si, la risposta arriva un po' dopo. Il tipo di ecologismo, questa è la parola che usa Meloni, al quale fa riferimento Fratelli d'Italia, è quello dell'ecologismo conservatore. Cosa significa? Significa difendere l'ambiente in quanto patria, in quanto territorio nazionale, ma con un'espressione che Meloni stessa ha utilizzato quando si è insediata come premier, ed è il concetto della natura con l'uomo dentro. Che cosa significa? Che cosa si cela dietro questa espressione che lei mutua da personaggi come Scruton? Si cela l'idea che in realtà sì, la natura va tutelata perché è la nostra casa, diciamo così, però va tutelata anche l'idea dell'impresa, la possibilità di fare impresa, quindi non mettere briglie, bisogna lasciarli fare, come dice Meloni parlando alla platea di imprenditori. La natura con l'uomo dentro significa però anche questo, che l'uomo resta disarmato se non ha strategie di lungo termine. Allora, il primo passaggio dovrebbe essere avere il coraggio di prendere iniziative sul territorio senza pensare all'immediato tornaconto elettorale, pensando alle generazioni future. Il secondo passo è ricordarci che questi che vengono chiamati eventi estremi, diciamo, del clima in un paese come l'Italia, in una penisola non sono, come la nostra, non saranno estremi, aumenteranno poi, sempre di più e quindi bisogna avere una strategia di lungo termine. Tutti i partiti, da quelli al governo a quelli che pensano a come rifondarsi, dovrebbero avere in mente qual è la direzione che prenderemo e pensare al clima in un modo che pensa alle nuove generazioni, quelle che poi paradossalmente rimangono vittime in situazioni come queste. È chiaro, allora io c'è devo dare legge, la pubblicità. C'è una sulla legge no, depositata in Parlamento sì, del PD. Devo dare la pubblicità e riprendo da Barbano e poi sentiamo anche Foti e ricominciamo il giro assolutamente tra poco. Allora, Barbano, ricomincio da lei, volevo sentire e partire da questo telespettatore che scrive: ma lo sa come funziona Ischia dal geometra per presentare in comune alla ditta che esegue i lavori? È tutto predeterminato, imposto. Vorrà dire qualcosa o no? Allora, io si penso, chiede il telespettatore. Sì, io penso che noi dobbiamo guardare questo fenomeno da vicino, perché da qui ci appare un po' diverso da quello che è. La realtà è che in Campania esistono 70.000 costruzioni abusive che andrebbero demolite. Queste 70.000 costruzioni abusive non sono demolibili, ce lo dobbiamo dire, perché non le ha demolite nessuno, sia perché non ci sono le risorse
per demolire 70.000 risorse e abitazioni e offrire ha un costo, certo. A un costo enorme e a un costo sociale enorme. Tant'è vero che i numeri che cita Stella sono la prova, quindi è inutile che noi diciamo dobbiamo demolire, non si demolisce. Questo lo sappiamo. La maggior parte di queste 70.000 costruzioni abusive sono anche costruzioni a rischio. Benissimo. Quindi si tratta di convivere con il rischio, evidentemente, in parte. Tant'è vero che io separerei tant'è vero che, scusami, torno indietro, la legge sull'abusivismo, sul condono edilizio in Campania, la voleva Forza Italia, la volevano i 5 Stelle, la voleva il PD. Moltissimi sindaci del PD hanno sostenuto la legge sul condono. Io sono stato direttore 6 anni in Campania. Negli anni 12-18 la legge che poi ha fatto Conte la volevano moltissimi sindaci del PD. Perché, il PD ha votato contro. Perché c'è un problema reale. Purtroppo Conte, avendo detto e fatto tutto il contrario di tutto, non è in grado neanche di difendere quello che fa. Perché non ha, ha una neutralità ideologica che gli impedisce poi di difendere bene le cose. La sua grande responsabilità è lo smantellamento dell'unità di missione, che era una grande risorsa del governo Renzi. Perché? Perché dimostra che la lotta all'abusivismo, la soluzione del problema idrogeologico affidato alle regioni e alle regioni del sud, purtroppo produce inerzia. Quindi, e questo vale anche per i nuovi signori del palazzo, l'autonomia differenziata va valutata, perché spostare competenze in periferia significa anche rischiare poi di trovarsi di fronte alle situazioni che il federalismo ha prodotto in Italia su alcune materie dove occorre una visione centrale dei problemi. Questo è il punto. Dopodiché bisogna, secondo me, separare la lotta all'abusivismo dalla manutenzione del territorio, perché questa tragedia si fa presto a dire è causa delle case che sono state, ma stanno lì da 40 anni. Questa tragedia è causa di una mancata manutenzione dei boschi, delle montagne, dei fiumi, perché purtroppo questa roba qui non la fa più nessuno. E infatti gli esperti che sono stati intervistati, lo stesso Curcio lo dice, noi non possiamo pensare che domani cambiamo regime e abbattiamo 70.000 costruzioni abusive in Campania, perché non, significa raccontarci fesserie, domani ce lo siamo dimenticato, stanno lì e lì resteranno. Il problema è che dobbiamo limitare il rischio, e questa limitazione del rischio presuppone una strategia e una cultura della manutenzione che è completamente assente nelle politiche e che non può essere lasciata, torno a dire, alla solitudine di regioni che, come ha detto Morassutto, non hanno personale e cultura di governo di questi fenomeni per affrontarli. Allora, torno a Foti, intanto che immagino volesse replicare anche a quanto... come era l'uomo e la natura? La natura con l'uomo dentro. E poi ragionare anche su questo. Cioè, Ischia oggi è lì, ma non siamo tutti noi molto distanti da Ischia, perché Curcio, appunto, nell'intervista alla stampa dice che tutta l'Italia, ovviamente, è a rischio frane e alluvioni, che c'è un problema di burocrazia e, se non sbaglio, eccolo qua, il 94% dei nostri comuni è minacciato dal dissesto idrogeologico. Il 94% vuol dire che può accadere veramente da un momento a un altro, visto che tra l'altro sono previsti molti, non eventi estremi, eventi che diventeranno più o meno parte della, non dico della quotidianità, ma quasi, ma molto violenti, di pioggia e di alluvioni proprio nelle prossime ore, vuol dire che è un problema che ci toccherà affrontare tutti, non solo per Ischia. Se mi permette, faccio prima una prima replica rispetto al fatto che pare che la colpa sia del centrodestra,
Lo diceva prima Morassut in una ricostruzione, a dire il vero, della politica degli anni 80 inizio 90, che lascia abbastanza stupefatti. Vorrei sapere chi era e dove era la destra in quel momento. La destra era l'opposizione, quei governi non erano di centrodestra. Andreotti mi pare che sia uno dei padri dell'unità nazionale, ma lo dico soltanto perché se dobbiamo buttarla in politica, e cioè far sì che una tragedia debba diventare occasione solo di dibattito sterile, penso che si produca poco per la nazione e per quei poveri sventurati, così come penso che sia abbastanza pittoresco ascrivere Scruton tra gli autori proibiti. Mi pare che l'ecologismo conservatore con l'uomo con dentro la natura, beh, insomma, o la natura con dentro l'uomo, a secondo di come si voglia definire, sia una espressione sintetica. Vorrei sapere poi qual è l'ecologismo progressista, cioè se la natura con l'uomo fuori, libero di fare quello che vuole, di costruire abusivamente e quant'altro. Anche questa potrebbe essere una simpatica ricostruzione se non parlassimo di tragedie. Andiamo invece all'argomento serio. L'argomento serio è che, guardi, quanto diceva prima Curcio, non è che sia una cosa nuova, lo sa bene Morassut, perché in Commissione Ambiente e Territorio ci sono dal 96, quindi penso di conoscere abbastanza la ricostruzione dei fatti e degli atti. Beh, questi fatti erano già emersi anche in occasione di indagini conoscitive specifiche sulla situazione. Così come Morassut sa meglio di me che la sua proposta di legge del primo firmatario del 2021 non è mai stata calendarizzata, tanto per essere chiari in materia. E allora cerchiamo di fare un ragionamento, facciamo tesoro di queste situazioni, facciamo tesoro anche di quanto diceva, a mio avviso, molto opportunamente chi mi ha preceduto, cioè evitiamo di guardare solo il lato, ma bisogna abbattere, quando okay. I fatti ci dimostrano che poi di abbattimenti ce ne sono stati molto pochi, nonostante fossimo in presenza di atti esecutivi, cioè soltanto da attuare, non vi era altro da fare. E cerchiamo di concentrarci invece su quella che è un'attività seria di prevenzione, su un'attività che deve essere sviluppata fin in fondo sul fatto che non vi siano laccio e lacciuoli che impediscono non ai costruttori abusivi di realizzare i loro disegni criminosi, ma agli enti locali e alle regioni di poter attuare piani degni di questi nomi, perché sappiamo benissimo che i piani stralcio più di una volta sono finiti per essere stati stracciati. E se noi ci impegniamo anche a proporre modifiche legislative che vadano in questo senso, penso che facciamo molto di più che attribuire delle colpe a schieramenti, che in realtà è esercizio di poco conto, soprattutto perché non vedo onestamente quale sia la necessità oggi di parlare di tornaconti elettorali. Ecco, quanto ad una osservazione che mi è parsa opportuna, e cioè quella, io non sono un signore del potere, ma sull'autonomia differenziata, personalmente ritengo che su certe materie bisogna andare coi piedi di piombo, perché i fatti dimostrano che la molteplicità di competenze supposte o reali porta a situazioni di paralisi. Quindi sotto questo profilo chi fa che cosa deve essere chiaro all'inizio, perché se giochiamo al rimpiattino delle competenze, beh, facciamo poca strada. Ma anche questo, per la memoria storica, vorrei ricordare che l'autonomia differenziata in Costituzione l'ha portata un partito che era di sinistra con un governo che era di sinistra. Allora, faccio replicare a Morassut. È anche vero, insomma, che però va anche detto, Foti, che anche senza ipocrisia, no, fare certi dibattiti, perché Ischia è al quarto evento, perché ha una storia che parte da lontano, certo. E ogni volta sentiamo dire mai più, non certo. Accadrà mai più, è una bella sfilza di, diciamo così, provvedimenti e cose che si faranno, e oggi siamo ancora lì a raccontare Ischia, quindi... Secondo me la responsabilità invece è arrivato il momento che qualcuno in qualche modo se la intesti, proprio perché ci sono dei morti. Beh, la regione Campania mi pare che abbia un presidente che ha una certa etichetta politica.
Ma purtroppo accadrà ancora. Io ho stima di Foti, ma gli voglio ricordare che nel suo discorso di insediamento Meloni non ha pronunciato la parola dissesto idrogeologico e che mettere 2 milioni sul piano per l'adattamento del clima significa mettere dei soldi per fare qualche consulenza. Peraltro, noi non possiamo riempire l'ordinamento di programmi e di piani, noi dobbiamo fare le cose. Ci sono le autorità di bacino che hanno il compito di fare i piani per la protezione idraulica e idrogeologica del paese. Sono 5 autorità di distretto, non più di bacino, che dicono qui ci va una cassa di laminazione, qui ci va una cassa di espansione, qui ci va il contenimento di un fronte franoso, qui bisogna fare il dragaggio di un fiume, poi sono qualcuno che deve fare le opere. Chi è questo qualcuno? Non è che le opere si possono fare dalla Valle d'Aosta a Siracusa dal centro, perché è una follia pensare questo. Vuol dire che allora si vogliono gestire soldi che sono tanti. Bisogna responsabilizzare e mettere le regioni, altrimenti le aboliamo, le cancelliamo dall'ordinamento, in condizione di avere e di poter dare ai comuni e alle province, per quello che sono oggi, unità operative tecniche all'altezza di fare opere che non sono opere comuni, sono opere di straordinaria importanza nazionale, definizione che c'è nella legge. Ora, il Partito Democratico ha presentato a mia firma e di altri colleghi una legge nello scorso anno e l'ha ripresentata in questa legislatura, ma tengo a dire che gran parte di quella legge è già oggi presente nell'ordinamento, ma non viene attuata, perché nel primo decreto semplificazione del PNR è stata di fatto incorporata con qualche resistenza del governo. Aggiungo un'altra considerazione. Questa partita si gioca non solo attraverso una revisione di tutta la normativa del condono, che ripeto è per gran parte inapplicabile perché sono state leggi, il populismo ha radici antiche, fatte per dire facciamo, adesso saniamo, ma poi se c'è il dissesto, se c'è il vincolo idrogeologico, è una presa in giro. Il grande problema è avere una normativa sul governo del territorio, sulla rigenerazione urbana e sulla legge per il consumo di suolo, legge che, caro Foti, tu sai benissimo, era ormai prossima all'approvazione in Parlamento e che la destra ci ha impedito di approvare. Allora, dato che siamo l'unico paese che non ha una normativa urbanistica, fammi terminare però. Tommaso, vorrei terminare. Poi mi replichi. L'avete cambiata voi. Poi replichi. Siamo l'unico paese che è fermo ad una legge di 70 anni fa, del 42, che ancora non è in grado di affrontare in termini moderni il problema del contenimento del consumo di suolo, che non vuol dire mettere uno sbarramento burocratico. Da oggi non si consuma più suolo. Una legge così non ha senso. Vuol dire intervenire sul meccanismo economico che oggi favorisce ancora l'espansione, perché ci sono città che hanno dei piani regolatori con tante aree libere, ma sulle quali gravano diritti edificatori. Credo che a Ischia ho sentito ieri che solamente una sindaco è riuscita a fare il piano regolatore negli ultimi 4 anni, poi non se n'è visto uno. Ho un tassativo e poi riprendiamo subito, tra poco. Allora, adesso sento subito Francesca De Benedetti, però è uscita una dichiarazione del ministro Pichetto Fratin, che ha parlato per radio, che è anche stellettata e secondo me farà discutere molto, perché soprattutto nel momento in cui si sta ragionando su togliere l'abuso d'ufficio ai sindaci, insomma, e anche alcune responsabilità che oggettivamente oggi i sindaci hanno con un abuso d'ufficio, insomma, anche immotivato, a volte passano dei guai, ma altrimenti si bloccherebbe tutto. Insomma, un po' rientra anche in queste storie. Però cosa ha detto Pichetto Fratin? Ha detto: contro l'abusivismo edilizio basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare, perché i sindaci non devono lasciare costruire. Lo ha detto appunto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sulla demolizione delle case abusive proposta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il ministro ha detto: io confischerei quello che è abusivo e poi andrei a vedere caso per caso. Già la legge glielo consente, però è a normativa vigente. Però insomma, c'è il codice penale. Ma allora, chiaramente ognuno ha le sue responsabilità e anche i sindaci avranno le loro, però io direi che i ministri facciano i ministri. Cioè, la cosa più divertente è che Pichetto Fratin
che ha tra le sue deleghe la sicurezza energetica, la quale dovrebbe essere la priorità dichiarata di questo governo, si è presentato al primo consiglio UE, tra virgolette, commissariato dall'ex ministro Cingolani, ha chiamato il Consiglio europeo Consiglio d'Europa, non ha praticamente fatto nulla sul tetto al prezzo del gas, che pure diciamo doveva essere un pezzo forte. Adesso ci troviamo con Bruxelles che ha fatto una proposta che ormai agli occhi di tutti è una farsa, è un bluff. E Pichetto Fratini in tutto questo dov'è? Cioè lui vuole mettere in galera i sindaci. Se non cambia idea. Però io dico, senza nulla togliere ovviamente le responsabilità anche degli enti locali, perché chiaramente in dinamiche come queste ognuno ha le sue. E tra l'altro De Luca, tra le cose che ha detto, ha chiamato in causa anche il ruolo della Camorra in queste faccende qui. Cioè bisogna parlare anche di infiltrazioni mafiose, di questi aspetti che mi sembra siano un po' taciuti nel dibattito. Quindi sicuramente gli enti locali avranno le loro responsabilità. Però il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrebbe innanzitutto fare il ministro prima di pensare ai compiti dei sindaci. Perché mi sembra che qui su temi cruciali come l'inflazione, l'energia, il ministro deputato non stia riuscendo a mettere a segno granché. Allora, Iacometti, insomma, tanto il governo è partito con dossier... Sì, il povero dossier... Fratina, mo ce la siamo presa dal povero perché ha sbagliato il nome. Però dei dossier, europeo, diciamo, importanti ed è anche con la situazione dossier, di sicuramente manovra... Però qua stiamo discutendo, sembra adesso c'è il rimpallo delle responsabilità, lo scaricabarile, no? Il PD, no? Il centrodestra, poi devo dire che Fratelli d'Italia, insomma, non ha mai governato, quindi diciamo che... A Fratelli d'Italia diciamo, poche responsabilità gli si possono attribuire. Però alla coalizione sì, ma diciamo, una responsabilità della politica ci sarà, senza che nessuno se la prenda personalmente, no? Cioè né il PD, né il centrodestra, né la Democrazia Cristiana, però una responsabilità della politica e di chi ha amministrato il paese ci sarà e qualcuno se la dovrà prendere, no? Quindi non è che possiamo continuare a dire no, è colpa tua, no, è colpa tua. È colpa di tutti, colpa sia del PD... sia del centrodestra. Non sono d'accordo. Perché il PD ha governato quei territori, perché in centrodestra si sarà opposto a una serie di misure. Poi, per quanto riguarda la non demolibilità delle case, allora facciamo il condono però. Se le case non sono demolibili, allora si fa la sanatoria. Cioè, la legalità va rispettata o no? È vero, cioè, se c'è un atto esecutivo di demolizione di una casa abusiva, va demolita o non va demolita? Ieri spiegavano che e se il sindaco quei, non le demolisce, vogliamo incriminare il sindaco? Di quelle 28.000 circa 27 rotti domande di condono, non vuol dire che sono 27.000 abitazioni, ma certo. Molte richieste magari sono sulla stessa... certo. Casa, sullo stesso edificio, certo, magari certo. Per una finestra. Però prima abbiamo visto certo, gli ordini di demolizione no, eseguiti rispetto a quelli, agli atti esecutivi che sono stati emanati, quelli eseguiti sono una percentuale bassissima, no? Il 2%, certo. L'1%. Allora, o si fa la sanatoria, stabiliamo che quelle case non si possono abbattere perché per un problema sociale, per un problema di non mettersi contro la mafia, la camorra, per il quieto vivere, non so per quale tipo di problema. O se no... se no bisogna fare, quindi o si fa la sanatoria o si abbattono, cioè non c'è la terza via, insomma, no? Quindi un principio di legalità va rispettato e se questo principio di legalità non viene rispettato ci deve essere qualcuno che se ne assume la responsabilità e sarà o l'amministratore locale o il governo centrale nel momento in cui non provvede a che questi atti vengano eseguiti, insomma, no? Quindi ritorniamo sempre al discorso delle opere che non vengono fatte. Di chi è la colpa che l'opera non viene fatta quando c'è un ordine che l'opera deve essere fatta? Sembra sì, assurdo, no, comuni, questa situazione. Sono i comuni che demoliscono secondo la legge o acquisiscono. Eh. C'è un immobile abusivo. O lo demolisci perché non è illegale o lo puoi acquisire. Ma e quindi... la competenza è del comune che uno o non ce la fa perché non ha i mezzi o perché è loffio, scusate il termine. Allora... E allora questo è a Roma si capisce molto bene, lo dovrebbe tradurre Roma per il nord. Roma c'ha una dimensione diciamo enorme, e quindi, però anche i piccoli comuni, soprattutto poi c'è un nel problema meridionale, ne vogliamo non solo parlare, nel mezzogiorno, ma anche nel nord, perché c'è una questione nord, meridionale. C'è una forma dell'abusivismo che è diversa, è più di carattere industriale, più di carattere artigianale, pensiamo in tante regioni del nord. Allora, il problema, noi non possiamo abolire i comuni, non possiamo abolire le province, non possiamo abolire le regioni. Dobbiamo dargli strumenti urbanistici di contenimento del consumo del suolo e dargli strumenti tecnico-operativi per fare il loro mestiere. Se non lo fanno può scattare
un ritiro dei fondi, oppure nel caso penale un'azione della magistratura. Ma un'azione della magistratura non è, come dice, come ha detto il ministro, che tra l'altro non voleva fare manco il ministro, gli è toccato farlo e adesso dice bisogna arrestare tutti. Ma che discorso è? Si arresta chi commette? Il sindaco che aspetti, gliela rileggo meglio. Io capisco, perché sono veramente queste, però in sono galera affermazioni, il sindaco che lascia costruire, sono affermazioni che disorientano l'opinione pubblica e fanno pensare. Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare. Ma che perché vuol i sindaci questo? Ma se non uno devono fa il ministro, lasciar costruire. Ma se uno fa il ministro deve stare a fare il ministro e fare quello. Vabbè, che non gli è che spetta gli hanno fatto fare una domanda a risposta. Ho capito, ma è una risposta che non ha senso. Neanche al bar, neanche al bar. Con tutto il rispetto per i bar, che sono dei luoghi sgomenta piacevoli, si danno queste risposte. Una classe dirigente non può dare queste risposte. E ripeto, mi dispiace molto dirlo ancora a Foti, ma lui non può negare questo, che all'insediamento Meloni non ha detto una, e c'erano già state le Marche poco tempo prima, non ha detto una parola sul tema del dissesto, che è un tema gravissimo, prioritario per l'Italia. E le opere sono già opere, diciamo, di interesse nazionale, sono già definite opere di interesse Foti, nazionale. Condivide le parole di Pichetto Fratin? Forse. Vediamo se sorride ancora. No, guardi, io dico. Visto? Io dico semplicemente una cosa, tanto per essere molto chiari, che per quanto riguarda eventuali reati che sono commessi, beh, vi sono le autorità preposte a perseguirli e a perseguirli fino in fondo. Quindi sotto questo profilo, se vi è una violazione del codice penale, è inutile sostenere l'applicazione del codice penale perché è in ipsa re. Devo dire però al collega Morassut due cose. Primo, forse è più importante fare che parlare, è più importante agire che fare un riferimento ad una questione particolare. Lui ad esempio ha voluto sottolineare in modo polemico che i 2 milioni sarebbero stati concessi dal governo nella decisione di ieri per degli incarichi professionali. Mi dispiace doverlo deludere, ma quei 2 milioni sono riferiti al ripristino dei servizi sull'isola. Basta leggere il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Seconda considerazione, perché anche questa è importante nella ricostruzione di una verità storica che non deve essere poi cancellata. Ha detto: colpa della destra se non si è fatta la legge per quanto riguarda la rigenerazione urbana nell'ultima legislatura. Beh, vorrei ricordare a Morassut innanzitutto che il disegno di legge era pendente al Senato, che il disegno di legge nella sua ultima versione è stato licenziato dal Senato dalla maggioranza di allora senza alcuna opposizione, e in realtà l'unico motivo per cui non è andata avanti è il parere contrario della Ragioneria dello Stato, che ha asserito che per il testo di legge che era stato prospettato non vi era una copertura finanziaria né sufficiente né che in prospettiva poteva dare la speranza che così fosse. Dico questo perché posso capire la difficoltà a 80 anni dal 1942 di rifare una nuova legge in senso effettivamente aderente alla realtà, ma non bisogna mistificare le cose. A un punto di equilibrio quella legge era arrivata, vi era arrivata col consenso delle forze politiche, vi era arrivata in un ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica. La Camera non è mai stata investita perché, come sa Morassut, la precedenza rispetto a disegni di legge concorrenti era stata assegnata al Senato, e quindi con molta onestà bisogna dire: o si riparte da quel testo, certo superando le obiezioni della Ragioneria dello Stato, che come tali vanno rispettate perché non possiamo sicuramente licenziare una legge priva di copertura finanziaria, oppure si fa della propaganda. Capisco che sia legittima, mancano pochi mesi al congresso del Partito Democratico e quindi posso capire tanta agitazione, che ma rimane agitazione, non rimane verità storica. Ha messo proprio il coltello, diciamo, adesso dopo ne parliamo del congresso del Partito Democratico. Però io volevo far vedere, Barbano, questa pagina del Messaggero, no? Perché poi, mentre c'è il rimpallo destra, sinistra, chi è stato, io c'ero, tu non c'eri, alla fine ci pensa sempre la magistratura, o accelerare
in un senso o a ritardare in un altro. Ferrovie e rigassificatori TAR mettono a rischio i finanziamenti del PNRR, perché poi che cosa accade? Accade che ci sono i ricorsi e poi c'è sempre qualcun altro che decide. In Puglia stoppa i lavori per l'alta velocità, se si supera la scadenza addio ai fondi dell'Unione Europea, questo insomma sarebbe un grande problema, farà trasporti e energia su decine di opere, incombe la minaccia dei ricorsi. Alla fine finisce sempre così nel nostro paese. Beh, l'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dopo che il TAR della Puglia ha bloccato il nodo ferroviario di Bari perché ha accolto il ricorso degli ambientalisti che non volevano il taglio degli alberi sostanzialmente. Sono molte, lo ha raccontato il Sole 24 Ore, sì. Nei giorni scorsi le opere a rischio in Italia. È evidente che uno strumento c'è in alcuni casi, cioè sottrarre il sindacato, un'opera al sindacato del TAR vuol dire dichiararla di interesse nazionale e quindi fare un atto politico che la protegge dal giudizio amministrativo. Questo vale per esempio, può valere per esempio per opere decisive come il rigassificatore di Piombino. È chiaro che si tratta poi in quel caso di mettere la forza autoritativa dello Stato negando la possibilità di un ricorso alla magistratura, il che non è un fatto, diciamo, propriamente democratico, però è anche vero che su alcune vicende dove la politica ha dover scegliere e spiegare che cosa è rilevante, è evidente che se tu lasci l'equilibrio di queste vicende alla solitudine, agli interessi, alle pressioni delle comunità locali, è difficile che si possa avanzare. Quindi io sono non sono per uno Stato centralista. È vero, Morassut ha ragione, i comuni devono essere messi nella condizione di fare, le regioni devono essere messe nella condizione di fare, però bisogna sapere che in alcune regioni, in alcuni comuni e più in generale in tutta Italia mancano le culture e le competenze e quindi lo Stato deve intervenire. Vuoi in surroga burocratica, vuoi in surroga politica per rendere per far sì che alcuni processi non si fermino. Questo è giusto. Questo secondo me è il punto di equilibrio del sistema fra federalismo e centralismo. D'accordo. Cioè, se lo Stato gioca come il libero nel calcio di una volta, mettiamolo Scirea. E allora se c'è una falla difensiva interviene lo Stato, ma devi avere la difesa nel territorio. Altrimenti non ne puoi uscire. D'altra parte, questa procedura è quella che viene usata in tutti i paesi d'Europa, che tra l'altro hanno meno problemi di noi, perché noi siamo un paese eccezionale. La nostra fragilità è la base della nostra bellezza, perché abbiamo climi diversi, capitale naturale straordinario, però abbiamo la fragilità e quindi abbiamo comunità insediate su situazioni molto fragili. 90% del territorio, ma in quel 90% c'è un 15% ad altissimo rischio. Cioè, vuol dire che da un momento all'altro. E ci vuole realismo su queste cose. Cioè, ci vuole realismo significa non si può condonare tutto, evidentemente. Però è evidente che non si può abbattere tutto. E ci sono regioni che sono cresciute negli anni 60, 70, 80 e anche 90 con culture che oggi non riconosciamo più, evidentemente. Ma non possiamo svuotare il Vesuvio e convincere tutti i cittadini che abitano sotto al Vesuvio che devono andare al Calaggio, cioè 150 chilometri. Perché non ci vanno. Si fa la guerra civile. Quindi, e allora bisogna, come dice Renzo Piano, bisogna fare quello che dice Renzo Piano. Facciamo i terrazzamenti, curiamo i boschi, facciamo i canali di scolo, limitiamolo questo rischio. Poi facciamo le culture della prevenzione anche nella gestione del rischio. Piove? Ebbene, un'isola come Ischia deve avere un piano per affrontare un'emergenza che sta arrivando. Non è che restano tutti lì ad aspettare la tragedia. Io questa cosa a Foti. Io me lo ricordo quando ero assessore all'urbanistica, Giunta Veltroni, facevamo le demolizioni, abbiamo fatto molte demolizioni, le statistiche lo possono documentare, si arrivava con la gru e si trovava il consigliere comunale dell'allora Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, legato ai piloni dei cantieri. È storia, adesso non voglio attualizzare per far polemica adesso, però c'è una radice, una storia delle forze politiche diversa su questa questione, molto diversa. Poi è vero che ci sono stati sindaci che hanno fatto pressione su Ischia, anche del PD, ma noi non le abbiamo ascoltate, abbiamo votato contro. Allora, volevo chiedere a Iacometti della manovra, perché tra l'altro è uscita adesso l'agenzia da Energia Fisco, nuova bozza in 156 articoli.
16 capitoli e 156 articoli, sì, testo arricchito da relazioni tecniche, anche di quelle che nei giorni scorsi sono state oggetto, o che non c'erano, sono state oggetto di limatura. È attesa oggi in Parlamento. Dovrebbe arrivare il testo definitivo, speriamo, sì, perché ormai si stanno rincorrendo le bozze. Questa da 156 articoli dovrebbe essere quella che è già circolata sabato, se non sbaglio. Ci sono ancora dei punti su cui stanno lavorando, la definizione della tassa sugli extraprofitti delle aziende è uno dei punti che ancora deve essere definito bene, anche perché, bisogna dire la verità, quella lasciata in eredità dal governo Draghi era abbastanza pasticciata, diciamo, sia nella definizione della base imponibile, sia per i possibili profili e rilievi di incostituzionalità che poi sono stati superati, diciamo, da una serie di sentenze recenti, per cui in realtà è il TAR che ha detto che non era di sua competenza, bisogna vedere se c'è una competenza costituzionale. Fatto sta che sono rimasti anche dei soldi lì da trovare, c'è anche un buco perché c'erano previsti 10 miliardi, opzione credo donna, non siano arrivati 2-3. Opzione donna, credo che si sia stabilito un tetto al reddito, quindi la novità è quella, diciamo, che quindi viene circoscritta la platea, tanto perché è una manovra che dovrebbe fare macelleria sociale, secondo la sinistra, i 5 Stelle e il PD. In realtà anche quell'intervento lì viene fatto solo per alcune fasce di reddito, come la maggior parte degli interventi previsti anche sugli altri campi, insomma, no? Dal cuneo fiscale al fondo per gli indigenti, alle misure per la famiglia, all'aumento dell'assegno unico. C'è sempre un perimetro che viene definito dal reddito e poi sono redditi molto bassi. Tetto al pagamento del posto adesso sembra che sia salito da 30 a 60 euro, lì bisogna capire esattamente, non lo so, bisogna vedere il testo finale. Io ho la sensazione che lì, se non si interviene sui costi e sulle commissioni, credo sia una richiesta arrivata dal mondo delle imprese, dal mondo del commercio e dal mondo dei negozi. Però lì, se non si interviene sui costi dei pagamenti elettronici, è inutile che continuiamo ad obbligare i commercianti ad applicare il pagamento elettronico. Bisogna sì obbligare, ma allo stesso tempo bisogna obbligare le banche ad abbassare i costi dei pagamenti digitali, perché sennò non se ne esce, insomma. Senta Foti, mi scusi, ha una domanda. Quanto è stato destinato alla sanità? A quelli che noi per 2 anni abbiamo ringraziato giustamente in tutti i modi, che si sono sacrificati, perché c'è grande amarezza nel mondo di infermieri, medici, insomma, per quanto riguarda gli investimenti sulla sanità. Guardi, se mi risultano esattamente i dati, sono 2 miliardi in più della precedente legge di bilancio, quindi non mi pare che vi sia stato alcun taglio. Non solo, ma anche il prossimo anno sono previsti ulteriori altri 2 miliardi. Se ricordo bene erano 2, no? Quindi 4. No. Erano nella precedente. 4 miliardi. Ok, quindi con 2 in più 4. Rispetto alla precedente, no, rispetto alla precedente, quindi da 126 a 128, da 128 a 130 miliardi. Questo è il capitolo sanità. Poi lei sa benissimo che l'accordo con le regioni è un accordo che tiene conto di questi dati. Ovviamente io penso che si debba anche da parte delle regioni fare alcune scelte. Torniamo sempre lì poi. Ma non è assolutamente vero che vi è stato un taglio sulla sanità. Ma andiamo sempre lì, perché se è materia concorrente o se è materia per la quale lo Stato dà la cornice del quadro e gli altri poi dipingono il quadro, si arriva lì. Sì. Purtroppo io non ho usato, è la situazione. Non ho usato di uno Stato centrale. Infatti non ho usato la parola taglio, ho solamente detto che le risorse vengono considerate insufficienti. Non ho detto che sono state tagliate. C'è un problema di inflazione, no? Dato che in passato si è parlato di taglio, anche nei giorni scorsi si continuava a parlare di tagli. I tagli sono quando, fatta una posta di bilancio dell'anno precedente, ve ne sono meno nell'anno successivo, ma in questo caso non è in questo modo. Dire che è un aumento inferiore a quello non sperato. D'altra parte, se non si tiene presente anche la situazione in cui questo governo ha dovuto operare, certo, e se non si tiene presente, cosa che è stata ampiamente detta,
che praticamente 2/3 della manovra vanno a famiglie ed imprese per quanto riguarda il caro energia, il caro bollette, una situazione drammatica per il Paese. Se si prescinde da questo, evidentemente si prescinde da un dato ineludibile. Poi è una manovra che lo sappiamo bene che in qualche modo è stata, aveva già uno scheletro, no? Predeterminato con dei margini che poi sono stati così messi a punto dal nuovo governo. Volevo chiedere a Francesca De Benedetti, prima di andare in pubblicità e passare alla parte che ci piace di più, che è quella sul PD. Scherzo. Se perdiamo il treno dei finanziamenti e del rispetto dei tempi sui soldi del PNRR, perdiamo molto. Insomma, è una partita fondamentale questa. E io penso che però su questo, come dire, Meloni abbia tutto l'interesse politico a... trovare un punto d'incontro, anche perché a seguire questa partita c'è un ministro che ha avuto un ruolo chiave anche per l'arrivo al governo. Meloni che a dicembre tornerà all'estero, in Europa, no? Ma Meloni è andata a Bruxelles dicendo: spero finalmente di non essere considerato un alieno. Questo rivela anche una sorta di complesso di accettazione, diciamo così. Però il dato di fatto è che il ministro che lei ha messo a gestire i fondi del PNRR, Raffaele Fitto, è quello che ha gestito, come dire, l'integrazione politica in Europa di Fratelli d'Italia, quindi che ha creato le relazioni col Partito Popolare Europeo, che ha gestito l'assimilazione culturale di Fratelli da estrema destra, quale tuttora è, a quest'immagine, diciamo, conservatrice più accettabile. Quindi l'interesse di Meloni e di Fitto sarà senz'altro quello di fare una manovra digeribile per l'UE. Guardi, io capisco quando arriva l'audio da Foti, perché su estrema destra ho capito esattamente... No, mi sembra di essere obiettiva, sto anche riconoscendo, come dire, che c'è un certo percorso politico che ha delle figure centrali. Queste figure sono state messe non a caso a gestire il PNRR, penso che lo faranno con oculatezza. La controparte sarà di avere una manovra che magari non porterà appunto i benefici sociali che ci si aspetterebbe, ecco. Quindi prudenza non vuol dire necessariamente giustizia, certo. Equità, sagacia. Ecco. Assolutamente. Dopo la pubblicità torniamo. Allora, in tutto questo c'è il percorso di avvicinamento al congresso del Partito Democratico, lo abbiamo detto. Morassut aveva lanciato anni fa l'idea della Costituente, adesso c'è questo comitato, come si chiama? Comitato che ha tantissime persone dentro, insomma. L'altro giorno anche il cosiddetto gruppo di donne che ha lanciato la petizione per accelerare i tempi di questo congresso ha incontrato Bonaccini. Oggi Nardella, che ieri ha avuto una sua iniziativa, si pensava si candidasse, invece ci pensa ancora un po', resta in panchina. Anche Ricci tentenna, insomma. Intanto vediamoci il servizio di Giovanni Marinetti fuori al Nazareno, dove c'è stato questo incontro tra le donne che hanno lanciato questa petizione e quello che finora sembra l'unico candidato ufficiale, insieme, beh, c'è anche la De Micheli che si è candidata, ma comunque Bonaccini. Chi sarà il prossimo segretario del Partito Democratico lo scopriremo il prossimo 23 febbraio con le primarie. Intanto la direzione del PD, ancora targata Letta, ha nominato il comitato costituente, 87 nomi, 41 esterni, e qualcuno, scorrendo i nomi, dice che è un comitato anti-Bonaccini. Niente da dire. Ma nemmeno un commento su questo comitato costituente? No, il comitato costituente si è formato e adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per cercare di fare il congresso il meglio possibile e rilanciare il Partito Democratico. Lei ha detto no alle correnti, basta alle correnti. No, io ho detto che le correnti, per come si sono configurate, non sono state di aiuto al Partito Democratico, ma più un elemento di divisione e contemporaneamente non la miglior selezione della classe dirigente, che a mio parere deve essere presa dai territori. Noi abbiamo perso le elezioni, ma le hanno perse anche i 5 Stelle e il Terzo Polo. In queste settimane mi è sembrato, un giudizio lo dico con tutto il rispetto, che abbiano fatto più opposizione al PD che opposizione al governo del Paese. Ecco, io credo che anche lì dobbiamo trovare il modo, la misura per provare insieme a ragionare sul fatto che si possono prendere tanti o pochi voti, ma che se si lasciano in cassaforte e congelati per non allearsi con nessuno, rischi poi che vincano sempre gli altri.
E a chiedere un PD diverso sono le donne del partito. Fare presto, prima che il PD venga azzerato, il loro appello. Oggi hanno incontrato proprio Bonaccini. Noi abbiamo raccolto in una settimana più di 1000 firme perché il congresso del PD venisse anticipato. Siamo riuscite nell'obiettivo perché poi la segreteria, il segretario ha deciso di anticipare la data del congresso, ma non è solo questo di cui vogliamo parlare, per cui oggi ci siamo confrontate con uno dei candidati che è Stefano Bonaccini. Siete la corrente Bonaccini? No. Assolutamente, siamo donne libere, autonome, abbiamo una nostra trasversalità di idee, probabilmente appoggeremo anche candidati diverse, siamo trasversali anche come generazioni di donne e vogliamo parlare a tutta la società, non solo alle donne ma a tutta la società. Vogliamo essere in grado di egemonizzare, se possibile, quella che è il futuro e la prospettiva di questo paese. Noi siamo la maggioranza, oggi è il 25 novembre, noi siamo la maggioranza della popolazione, non possiamo chiedere niente a nessuno, ce lo prenderemo. Non siete la corrente Bonaccini, ma non è che la corrente donna è un'altra corrente? No, assolutamente no. Noi non siamo contro le correnti, noi siamo contro questo correntismo patologico che non è più riuscito ad essere motore di pensiero e di idee, di proposta. Per cui le correnti vanno bene se sono un luogo di discussione, di dibattito e di proposta politica, non vanno bene se sono la conservazione del potere. È andato bene? Sì, non abbiamo mica parlato del comitato. Allora, Morassut, le correnti, intanto resta, diciamo così, ancora non ha ufficializzato Elie Schlein, tra l'altro vicepresidente della regione insieme a Bonaccini. Sembra che finora ci sia solo a Bonaccini, di fatto. Nonostante sì, il comitatone di 100 persone. Ho grande stima e anche affetto personale per tutte le persone, Bonaccini e Elie Schlein, che sono più o meno in corsa. No, io non mi sono, ecco, mi è dispiaciuto, forse una delle poche volte nella mia vita che l'ho fatto, astenermi in Assemblea Nazionale sulla proposta di percorso per la Costituente. Peraltro, l'avevo proposta nel 2016 perché con la sconfitta ai referendum istituzionali avevo chiaro in quel momento che si era esaurita una fase, un ciclo del PD, che poi è stato confermato dai fatti, che questa sconfitta elettorale segue quella del 2018, che ci portò al 18%. Se noi non siamo un grande partito che arriva al 25-30%, la vocazione maggioritaria è una pura illusione. Quindi occorreva già allora mettere in campo un processo diverso. Non si è fatto. Oggi è si tardi, è fatto dice oggi. Lei. No, si è fatto oggi, non c'è mai tardi, però si è fatto oggi, secondo me, con obiettivi, modalità e tempi che, a mio parere, non sono adeguati. Modalità perché un comitato di 150 persone che sotto Natale deve elaborare un manifesto mi pare una cosa non adeguata alla bisogna. Con tempi troppo stretti, perché noi non abbiamo bisogno di eleggere un leader, purché sia domani. Abbiamo bisogno di una grande discussione politica nel Paese, popolare, per ricollocare il Partito Democratico, e con finalità che non siano quelle, a mio modo di vedere, io parlo per il mio punto di vista, di un nuovo PD, perché l'idea di un nuovo PD è una ricoloritura. Noi dobbiamo fondare un nuovo soggetto politico. Con un altro nome. Che tragga dai democratici, dagli ideali che abbiamo stabilito con il Lingotto, una forma diversa, perché sono cambiate tante cose in questi 15 anni e quindi il modo di rapportarsi col Paese. È da qui che nascono le correnti, perché un partito chiuso che non ha linfa, non ha respiro, forma delle crostificazioni interne che poi si chiamano correnti, ma sono delle strutture burocratiche di potere che producono una classe dirigente che non è. Ma lei resterà comunque all'interno di questo partito? O perché se ha questa idea non ne fonda uno? No, ma io non è fondare partiti. I partiti non è si fondano come fossero. Si può fare. No, io non sono di questa resta idea. No, io sono, comunque. Mi sento parte di questa comunità e do tutto me stesso, darò tutto me stesso. Domani sarò, ma non per motivi congressuali, voglio specificare, perché questa iniziativa è nata già molto prima. Sarò in un cinema a Roma, alla Sala Raffaello, per discutere di siccità,
con Piero Badaloni, che ha realizzato un bellissimo documentario sulla siccità insieme ad Elly Schlein, ma ripeto, non per motivi congressuali, ma perché la Costituente o è qualcosa che affronta grandi questioni e poi da quelle deriva una visione e anche un leader, o se noi dobbiamo adesso correre perché abbiamo bisogno di un leader, perché dobbiamo, ecco, io sono d'accordo con tante cose che sono state dette dalle nostre donne, la corsa per avere un capo mi lascia molti dubbi, perché noi abbiamo fatto tante primarie e poi questi capi si sono dimessi di fronte ad una organizzazione, ad una modalità di vita interna che non è stata adeguata a dare al PD una sua identità. Dico questo dicendo che mi impegnerò con tutte le mie forze, che comunque il Partito Democratico resta l'unico partito che a porte aperte e anche mettendo in luce le proprie debolezze, discute. Certo. Vedo gli altri partiti che sono delle strutture monocratiche, non so se ci sono correnti, quali sono, ma alla fine i leader stanno lì. Ho visto Salvini, scusate quel riferimento, Salvini nella, diciamo, evoluzione della Lega è andato su e giù sulle montagne russe e nessuno ha messo in discussione. Non so quale democrazia ci sia in un partito del genere, il PD c'è, però io vorrei che fosse un partito molto più aperto e soprattutto che faccia una discussione nel popolo, e questa oggi, Francesca, non è garantita da questo percorso. Ecco, vedi una forma di rinnovamento tu in questo percorso? Ma io mi metto nei panni dei giovani che si sentono di sinistra e che non solo ci stanno ascoltando oggi, ma stanno seguendo, o più probabilmente non stanno seguendo, questo dibattito. Io penso che, soprattutto nella regione dove io ho studiato, l'Emilia-Romagna, sia tangibile che ci sono veramente dei corpi sociali, ci sono delle strutture di partecipazione, c'è un'enorme potenzialità ancora, e ci sono persone tendenzialmente anziane, almeno a Bologna, che per fedeltà votano il Partito Democratico, ma quelle strutture avrebbero potuto essere vitalizzate, perché siamo una società sempre più disgregata, invece il Partito Democratico è articolato sui territori, e questo secondo me è una grande risorsa. Chi dice spaziamo tutto via sta anche dicendo spaziamo via queste strutture, però il problema è che, come sempre, anche nel PD, una cosa è la Costituzione formale, e allora la parola democrazia nel Partito Democratico c'è sempre stata. Qui discutiamo di cavilli, regolette, ma sulla forma il Partito Democratico è sempre stato tendenzialmente inoppugnabile. Il problema è la Costituzione materiale, cioè la prassi politica. Allora, la prassi politica è quella di una classe dirigente che ha pensato a salvaguardarsi e che non guarda fuori. Allora, possiamo mai pensare, anche vedendo il servizio di Giovanni, le voci che ho sentito, i dibattiti sui giornali, che un giovane ambientalista di sinistra possa trovare anima in questo dibattito? Ma dov'è l'anima? Dov'è la passione politica? Io ho un'alta considerazione della politica. Noi giornalisti la politica la critichiamo, perché questo è il nostro mestiere, criticare la pratica politica, ma l'idea politica deve essere alta, dobbiamo difenderla perché è la nostra dimensione collettiva. Io penso che quello che stiamo vedendo finora non convincerebbe nessuno dei giovani delusi nelle ultime elezioni a riavvicinarsi a questo progetto. Chiaramente siamo proprio fuori strada, e io penso che qualsiasi membro onesto del Partito Democratico lo sappia dentro di sé, magari non lo può dichiarare come può fare liberamente un giornalista. Vabbè, però serve assunto, altro, un po' serve l'ha appena fatto e detto. Allora, volevo, quando parlavamo di correnti, mi sembrava a un certo punto, dico, stiamo parlando del PD o del CSM, perché veramente, diciamo, l'inganno, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. Perché usi e soprusi? Perché questo è un paese dove nello stesso giorno si può essere assolti perché il fatto non sussiste e si può essere confiscati, cioè lo Stato si prende, nello stesso giorno in cui ti assolve, si prende la casa, l'azienda, i conti correnti, la macchina e anche la catenina d'oro che hai regalato alla comunione di tuo figlio. Tutto questo i cittadini non lo sanno ed è perfettamente coerente con le regole del diritto, perché la condanna è una cosa, un provvedimento penale, la confisca è un provvedimento sui generis. Dentro la giustizia c'è una perfetta coerenza di questo sistema. Si dice che la confisca non deve avere le stesse prove della condanna, che può essere fondata su indizi, no?
Tutto questo giuridicamente è coerente, tutto questo nella vita è un assurdo. Ecco, questo libro, uso questa metafora, racconta il divorzio di una giustizia dalla vita. Una giustizia che dentro di sé sembra giustificare ciò che fa e che invece nell'impatto che ha con i cittadini, con il dolore delle persone, è una grandissima macchina di dolore e di violenza non giustificata e non giustificabile. Possiamo dire come nasce un po' questo libro? Si nasce perché ero qui e raccontavamo la storia di un... parlavamo appunto delle confische e io parlavo di quello che era un po' diventata l'antimafia nella sua evoluzione o nella sua degenerazione. Uscito da questa trasmissione, un ragazzo ha chiamato, credo sì, Teo, il tuo studio, ha chiesto il mio numero, era il figlio di Riccardo Greco. Sì. Riccardo Greco è un imprenditore di Gela che ha denunciato il pizzo e ha fatto condannare i mafiosi. I mafiosi sono stati condannati, ma ovviamente per difendersi hanno detto sì, ma lui era nostro complice. La Cassazione ha escluso qualunque sua complicità, ha detto che era totalmente vittima e che i suoi appalti erano in regola, ma una procura, un'altra procura, lo ha indagato per concorso esterno per 10 anni. È stato assolto una seconda volta, ma un prefetto ha pensato, sulla base non delle sentenze che lo assolvevano, ma sulla base degli indizi con cui le procure lo portavano a giudizio, di emettere un'interdittiva. Quest'uomo ha perso gli appalti, i conti correnti, il rapporto tutto con le banche, ha dovuto licenziare i suoi dipendenti, poi è andato al TAR, ha chiesto aiuto al TAR, il TAR gli ha detto non me ne... no, ha rigettato, cioè, come due accade... sentenze di assoluzione non valgono nulla. Due sentenze di... non valgono nulla. A quel punto è andato dall'avvocato e ha detto ma allora io potrei trasferire la mia impresa ai miei figli, e l'avvocato gli ha detto no mio caro, perché l'interdittiva è come l'ergastolo, segue le generazioni, quindi se tu certo, passi l'impresa ai tuoi figli saranno interdetti. Passi guai ai tuoi figli. E allora lui ha detto che cosa? Ha detto io devo andare perché voi possiate vivere, l'unico modo per garantire la vita delle imprese e della mia famiglia e che io tolga la mia vita. E purtroppo fa orrore doverlo dire, ma aveva ragione, perché nelle condizioni date a quel cittadino non restava altra scelta. E infatti l'impresa di Riccardo Greco, pochi mesi dopo il suo suicidio, sono tornate a lavorare con il figlio Francesco, che è un protagonista nel racconto di questo libro, e che spiega che cos'è la giustizia e il suo divorzio dalla vita in questo paese. Grazie Alessandro Barbano Linganno, grazie anche a tutti gli altri ospiti, Mora Sutt, Francesca De Benedetti, in collegamento Foti e naturalmente Iacometti. Grazie, noi ci vediamo domani, adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break.